Ciao a tutti, questo è un piccolo follow up del video quando il nastro abbandona le testine, dove abbiamo visto che i pinch roller, se rigenerati con un liquido apposito, possono ritornare abbastanza elastici da far funzionare ancora una volta il registratore. Però purtroppo dopo pochi giorni questa elasticità è andata a puttane completamente, quindi gli ridò un po' di elasticità con questo trattamento e poi voglio provare a fare anche un altro esperimento che ora vediamo. E questo è il pinch roller dopo essere stato a bagno nel rejuvenator. Come vedete però è ancora lucido. Su una superficie come questa il nastro tende a slittare. E allora voglio fare un piccolo esperimento con la carta vetra. Allora, la carta che ho intenzione di utilizzare è questa, la P600. Allora, per essere sicuro di non fare il disastro più totale, ho pensato di fare così: dare la via al registratore e andare ad asportare la parte più superficiale del pinch roller in questo modo. Vediamo un po' che risultato è venuto fuori. Vediamoli a confronto e vedete che uno è completamente usurato e l'altro sembrerebbe tornato in condizioni accettabili. Ecco qui i pinch roller rigenerati con l'abrasione della superficie e il bagno nel rejuvenator. E ora vediamo se funziona. Vado a premere play e vediamo che succede. Ecco, a quanto pare il nastro, l'adding tape, non esce più dal capstan, prima invece veniva proprio sputato fuori perché il pinch roller era diventato talmente scivoloso che non faceva più contatto tra il nastro e il capstan. Ora sembra che funzioni regolarmente. Ora ho mandato avanti il nastro, questo è il nastro normale, già inciso, e vediamo se i pinch roller si comportano come dovrebbero. Il nastro non esce dai capstan e non abbandona le testine. Vediamo, mando in play. Sembrerebbe che funzioni tutto regolarmente. E quello che conta è effettivamente la superficie del pinch roller. Non deve assolutamente essere lucida, altrimenti il nastro slitta tra pinch roller e capstan e quindi il registratore non funziona più. Si può comunque tentare, come avete visto, di recuperarli trattandoli con il rejuvenator e asportando la parte più superficiale in modo che riacquisti la sua funzionalità come quella, insomma, di un tempo. E grazie ancora di aver visto questo video sempre sul Tech X10R, il registratore che non si arrese, e vi rimando al prossimo. Ciao!